Taglio del nastro per la sede di Via Italica dell'alberghiero De Cecco di Pescara, dopo quasi 2 anni di lavori attardati dal lockdown, riapre la storica sede del De Cecco con la consegna agli studenti di 21 aule e 2 laboratori. Questo ci permette di poter riaprire, iniziare il nuovo anno scolastico con tutta una serie di misure di sicurezza che abbiamo adottato nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni nazionali, ma soprattutto di poter aprire in presenza con tutte le nostre classi, ben 56. Io non posso che ringraziare la provincia di Pescara che ha operato tutta una serie di interventi di ristrutturazione, di riqualificazione e di messa in sicurezza grazie ai fondi stanziati con grande tempestività dalla Regione Abruzzo. Vorrei ricordare che questa scuola era stata lasciata senza nessun finanziamento, un sacco di chiacchiere buttate lì per anni. Noi abbiamo anticipato circa 900.000 euro rispetto ai 2.300.000 di cui la scuola potrà contare nei prossimi mesi, perché ieri si è chiusa tra l'altro la nuova graduatoria sulla messa in sicurezza degli immobili, ma non potevamo attendere i tempi del Ministero della Pubblica Istruzione. Pertanto, con un'azione di buona volontà di tutta la regione, sono stati anticipati 900.000 euro dei 2 e 3 che hanno permesso di fare questi lavori con grande efficienza. Questa scuola, questi 21 aule, perché sono state già progettate, la regione a luglio dell'anno scorso ha iniziato ci ha dato questa disponibilità, quindi è ante Covid, se vogliamo usare questo termine, e questa scuola adesso oggi si trova avvantaggiata rispetto alle altre scuole, che gli istituti che oggi soffrono, che non hanno le aule, perché se no oggi qui riconsegniamo 21 aule e poi ci sono delle scuole dove non hanno la disponibilità e devono adottare la didattica a distanza. Quindi voglio dire non deve passare il messaggio di chi urla, chi viene a urlare sotto la provincia ottiene. Non è questo il messaggio è che questa scuola necessariamente, è il primo giorno del mio insediamento, questa scuola già aveva problemi, era dovuta trasferirsi alla Di Marzio, e quindi abbiamo iniziato un procedimento prima, al di là di tutte le problematiche che ci sono state.